Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Sbagliereste e anche grandemente se pensaste che lassù ai piani alti la classe dominante turbocapitalistica è coesa, compatta e concorde. Niente affatto, anche ai piani alti vi sono dei conflitti interni e diversi blocchi dominanti si affrontano. Sono gli strateghi del capitale che guerreggiano fra loro per ottenere di volta in volta il primato. E così, dopo l'11 settembre del 2001, il primato lo ebbero temporaneamente i signori della guerra, i grandi produttori del capitale legato alle armi. Ebbene, da quel momento si andarono a smaltire armi in tutto il mondo grazie a guerre dichiarate sempre in nome della democrazia missilistica da sporto e dell'imperialismo etico dei diritti umanitari con bombardamento incorporato. Nel 2007 fu poi la volta del segmento del capitale legato ai banchieri e alla finanza. La chiamavano crisi, ma in realtà era semplicemente una lotta di classe gestita in alto dai banchieri contro i ceti medi e le classi lavoratrici massacrate dietro il finto anonimato di quella che veniva chiamata crisi, ma che in realtà era una chiarissima politica di classe gestita sotto forma di massacro univoco di classe. Ebbene, nel 2020 è giunto il turno di un altro settore della classe dominante oligarchico-finanziaria ed è la volta del Big Pharma, quello che sta gestendo oggi il dominio su scala planetaria. Il discorso del medico svolge la parte dell'ideologia che giustifica, santifica e glorifica la struttura dei rapporti di forza economici, sociali e politici che si stanno ridisegnando. Ebbene, il Big Pharma ha un unico obiettivo, quello di fare profitto utilizzando la situazione emergenziale. Ed è sotto questo riguardo emblematico il fatto che si punti tutto sulla questione del vaccino. Più case farmaceutiche stanno competendo fra loro per la corsa al vaccino. Ebbene, abbiamo appreso proprio da un articolo uscito su money.it in questi giorni che è stimato che nei prossimi 2 anni saranno 21 miliardi gli introiti per le case farmaceutiche del Big Pharma in relazione al vaccino per il Covid-19. Non stupisce allora che medici come l'italiano Tarro o come il francese Raoul siano visti molto male da parte dei grandi signori, dei grandi armigeri del Big Pharma, perché in effetti Tarro e Raoul, anziché puntare sui vaccini, puntano sulle cure e per di più su cure poco dispendiose, se come Tarro propongono il plasma iperimmune o se come Raoul propongono l'idrossiclorochina, ossia farmaci che hanno il gravissimo difetto per i signori del Big Pharma di costare poco e nel caso specifico dell'idrossiclorochina di essere in commercio peraltro già da molto tempo. Bisogna puntare tutto, l'avete capito, sul vaccino ed è per questo che insistono e insisteranno fino alla morte per imporlo. Si tratta della vecchia legge del capitale, nota ai più: business is business, tutto diventa merce, come diceva Carlo Marx, e anche la nostra vita è merce dalla quale estrarre valore per i signori del capitale. Cercheranno di imporre il vaccino obbligatorio, già stanno scomodando i costituzionalisti per vedere se si potrà fare una legge ad hoc che in qualche modo aggiri l'articolo 32 della Costituzione. O, se non sarà possibile, useranno la vecchia e sempre valida tecnica del ricatto. Non possiamo vaccinarvi coattivamente, ma possiamo con un apposito passaporto negarvi diritti qualora non vi vacciniate. Del resto, proprio ieri il ministro della Salute Speranza ha detto che al momento non è previsto l'obbligo vaccinale, dove l'accento cade tutto sulla formula al momento. Intanto apprendiamo altresì che i grandi esperti della medicina, interpellati un giorno sì e l'altro pure in questi mesi, se debbono esprimere la loro sulla loro pelle, in parte dicono che non farebbero il vaccino già a gennaio. L'ha detto Burioni, l'ha detto Crisanti e l'ha ribadito in questi giorni anche la dottoressa Gismondo. In sostanza, avanti il prossimo. L'ha detto anche il premier Conte, il visconte di Mezzato, che ha detto certo di essere favorevole al vaccino obbligatorio. Ha altresì precisato che lo farà anche egli, ma non per primo. Prima le fasce più deboli, avanti c'è posto in sostanza. Ecco, capiremo presto che cosa accadrà. Una cosa è sicura, sarà una sfida molto importante. Cercheranno di imporre in ogni modo il vaccino
in ogni caso. E intanto apprendiamo, e non è un mistero, basta andare sul sito della Camera, legge di bilancio del 2021, articolo 78, disposizioni volte a eliminare il contenzioso in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie e appunto talidomide. In sostanza, che cosa si dice? Si dice che in effetti è riconosciuta l'esistenza di persone danneggiate dal vaccino, non sono il frutto di complottismi di varia natura. Riflettete, perché credo che sia davvero importante più che mai oggi evitare più di ogni cosa il lockdown cognitivo. Radioattività con Diego Fusaro.